Allora, ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video. Finalmente a Cheyenne è spuntato il verde, sembra un'altra città. È domenica, è il 25 aprile e proprio per questo voglio andare a mangiare un po' di spiedini. E voglio andare a mangiare gli spiedini del Xinjiang. Il Xinjiang è una provincia cinese del nord-ovest, popolata dagli Uiguri, un'etnia cinese particolare. In Cina ci sono tante etnie, anche se la più importante è l'etnia Han. Un'etnia cinese particolare perché fisionomicamente non sembrano degli asiatici. È un territorio contraddistinto da montagne e deserti e fanno gli spiedini di pecora, di agnello, non so che cos'è, più buoni della Cina, anzi più buoni del mondo. Eccoci arrivati, questi qua sono gli spiedini del Xinjiang, di montone. Qui no, no. Ecco la mia scampagnata. Questo pane si chiama Naan ed è una piadina senza lievito, buonissima, tipica del Xinjiang. Dentro ho fatto mettere gli spiedini, spettacolare. Ragazzi, spettacolare! Io non so se l'avete apprezzato visivamente, ma eccezionale. Adesso prendiamo la metro, andiamo in un'altra parte della città, vi faccio vedere un po'. Posto veramente bellissimo, soprattutto per chi ama il calcio. Allora, vi faccio vedere un po' come funziona la metro a Cheyenne, ma comunque in Cina. Penso che le metro cinesi siano tra i migliori al mondo, veramente. Allora, lì c'è l'ingresso. Mentre in questo caso qua c'è il botteghino. Noi siamo sulla linea verde, che era il numero 10. Io devo andare alla linea numero 2, la gialla, a Shutushuguan. 4 yuan. Allora, si potrebbe pagare pure con WeChat o Alipay, ma per comodità vi farò vedere il pagamento con i contanti.
questo qui è un biglietto singolo della metro. Qui non si paga a ora, si paga a distanza. Quindi in base da dove si parte, a dove si arriva, si paga una certa cifra. In questo caso oggi farò circa 17 km in linea d'aria, quindi sto pagando 4 yen, circa 50 centesimi. Adesso vi faccio vedere l'ingresso per andare ai binari. Prima cosa, vedete che c'è il controllo bagagli, controllo temperatura e controllo QR code. Infatti per ottenere il codice salute basta scannerizzare questo QR code e poi spunta il codice salute che al 99% è verde. E in circa 30 minuti, 40 minuti, sono arrivato a destinazione. Semplicissimo. Speriamo di aver imboccato l'uscita giusta, perché questa stazione ha 5 uscite, se non sbaglio. Ora sto uscendo dalla C1. Questo è un posto fighissimo di Shenyang. Vi faccio capire subito il motivo. In pratica è pieno di campi di calcio in erba sintetica, in ottime condizioni, gratuiti. Tu arrivi, se non c'è nessuno, comincia a giocare. Qua c'è una partita in corso. Questo qui è il campo più grande, ma ce ne sono altri più piccoli, calcio a 5. Uno qua, uno là in fondo e un altro là sotto. Ma tra l'altro si vendono gli aquiloni. È un ambiente molto molto bello. Qua si può mangiare, abbiamo le ampi, cao di qua, zilior, quindi pollo fritto e i magici calommietti.
tra l'altro Shenyang, questa è una cosa molto particolare, è la città con più campi di calcio dell'intera Cina. Ok, fa un caldo bestia, ora faccio un KFC, vado in un, qualcuno l'avrà visto su Instagram, comunque andrò in un bellissimo bar, una bellissima caffetteria che è spettacolare, fanno il caffè migliore di Shenyang. Hello. Hello. 那上进去。 知道吗? 南沙就一点吗? 对。知道。谢谢。 拜拜。 再见。 Ed eccoci arrivati alla caffetteria di questo edificio blu, Lan House. Cioè ragazzi, c'è anche un'anatra incredibile. Infatti qua c'è scritto Ni Hao Ya, ovvero ciao anatra. Hello. Hello. Ho già è tipo in. Wai mian è fuori. Ok, detto questo, vi saluto, è stata una giornata rilassante, ho pedalato, ho camminato, buon caffè, ci vediamo al prossimo video. Professionale, va in tutto il giorno, per andare in video.